Benvenuti a questo terzo tutorial sul blues. E allora adesso svilupperemo un blues a due mani, quindi vedremo un accompagnamento tipico con la mano sinistra basato su due note e poi invece sulla base dello studio fatto dal punto di vista melodico sui primi due tutorial svilupperemo quindi una parte melodica affidandola soltanto alla mano destra e quindi insieme avremo il blues accompagnato. Andiamo a sentire. Partiamo prima dallo schema melodico, quindi partendo da là avremo la successione numerica 1, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 5 per la prima battuta, la seconda battuta è spezzato perché sarà 1, 1, 3, 1, 4 e poi si ripete, quindi il frammento dura due battute. Quindi si fa due volte partendo da là perché le battute sono quattro e quindi sarà questo. Da rifare. C'è la differenza di ritmo perché stavolta adoperiamo un fraseggio swingato. E quindi allunghiamo una nota e ne accorciamo un'altra in questo modo. Ecco, allenatevi quindi a fare questo ritmo, quindi non uguali a crome, a ottavi classici a crome, ma a semiminima punto croma e quindi. Insomma, dovete immaginare quindi una nota, la prima più lunga, la seconda più corta. Questa figurazione in realtà si scrive comunque con crome uguali, quindi ottavi classici, ma viene letta in questo modo, che si può intendere semiminima punto croma oppure croma punto semicroma, oppure sarebbe proprio l'ideale immaginare una terzina di crome, quindi la prima nota una semiminima e la seconda una croma. Comunque, al di là di tutto, andiamo a orecchio. Poi, siccome abbiamo due battute di re, allora faremo le due frasi una sola volta e quindi dal re sarà. Quindi stesso schema che abbiamo fatto da là due volte, sul re lo facciamo una sola volta. I numeri sono gli stessi, quindi 1, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 1, 3, 1, 4. Di nuovo. Una volta dal la che sono due battute, l'ho swingato in corso di esecuzione, poi vediamo una volta sul mi, quindi non abbiamo il tempo di farla completa la frase, faremo solo il primo schema, poi di nuovo primo schema dal re. Poi qua spostiamo sul La, vedete, sposto il dito indice sul Re per avere la conclusione col quinto sul Sol. E quindi, ripeto l'ultima frase. Se vogliamo considerare quindi sul La abbiamo 1, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 5, 7. 5 4 1. Quindi sull'ultima parte in cui abbiamo lo schema che parte dal Mi, quindi dal quinto grado, la conclusione sarà questa. Allora rifaccio tutta la parte melodica molto lentamente della mano destra, quindi. Thank you.
procediamo ora a questa novità, quindi l'accompagnamento con la mano sinistra, vedete, sono due note, quindi abbiamo, ragionando sempre per numeri, quindi per numeri sui gradi, quindi partendo da là noi avremo prima e quinta, che sarebbe 1, 5, poi avremo 6, però diesis, quindi dalla quinta alla sesta deve passare un tono, quindi dal mi un semitono andiamo al fa, un altro semitono andiamo al fa diesis, sarebbe un tono, quindi è sesta però distante di un tono, sesto grado, sesto numero sulla scala, quindi quinta, poi si ribatte col mignolo insieme al pollice, quindi spostiamo il braccio più verso l'interno, poi 1-7 che sarebbe di un altro semitono a scendere, ritorno e quindi andare avanti e indietro su questo schema. Quindi vedete 1-5, poi entriamo dentro 1-6, 1-7, 1-6 e di nuovo 1-5. Ecco, questo è il movimento che dovrà fare la mano partendo da là. Stessa cosa andiamo dal re, quindi partendo dal re 1-5 sarà re la. Stavolta il 6 non ha bisogno di entrare all'interno perché la distanza di un tono stavolta ci porta al si, un altro tasto bianco, e 1-7 di semitono ci porta al do. Due volte, e poi di nuovo due volte su la. Poi 1-5 una volta dal Mi, quindi saranno Mi, Si, 1-5, a un tono andiamo anche in questo caso sul Do diesis, quindi sul tasto nero, scivoliamo poi di un semitono sul Re, ritorniamo sul Do diesis e poi indietreggiamo di nuovo sul Re, stesso giro di prima, stesso giro su La e poi alla fine concludiamo sul Mi però l'ottava più grave e ci fermiamo su 1-7. A questo punto allenatevi a mani unite, però fatelo con ottavi classici, cioè senza lo swing, molto lentamente, così. Vedete? Dovete combinare due note della destra con un solo accento della sinistra, quindi sul Do andiamo a fare lo spostamento della sinistra. Ecco, fatevi benissimo lentamente questa frase, perché tanto sarà uguale sia partendo dal Re che dal Mi, quindi è tutto tranquillo. Poi ritorna da solo alla sinistra e di nuovo. Naturalmente in velocità iniziate a swingare, quindi ad allungare la prima nota e accorciare la seconda. Thank you.
mani, quindi ricordatevi sempre poi di studiare prima lentamente ed aumentare la velocità poco alla volta. E allora, come sempre, buono studio, buon divertimento e buona musica. Ciao!